Ciao a tutti, benvenuti al secondo episodio dedicato a Night Shyamalan. Oggi si parlerà ovviamente del suo vero e proprio secondo film, cioè Unbreakable, il predestinato, film uscito nel 2000, film interpretato da Bruce Willis, Samuel Jackson e Robin Wright Penn, film che fu venduto come un thriller, ma che in realtà si trattava di un cinecomic in versione Night Shyamalan. Ma cominciamo dall'inizio, come è nato questo film? L'idea di base di Night non era propriamente quella che abbiamo visto. La sua originale idea era quella di raccontare tre storie, tre atti, tre grandi atti. L'idea di raccontare nel primo film l'origine di questo supereroe, quindi l'origine di questo eroe più che supereroe. Quindi un uomo che nel mondo non stava bene perché non faceva quello che voleva. E nel finale del film avrebbe effettivamente scoperto che cos'era destinato a essere. Nel secondo film avremmo visto questo eroe in azione e nel terzo film avremmo visto il confronto tra questo eroe, che ormai conoscevamo, e la sua nemesi. Quando propose questa idea alla Touchstone, poi alla Paramount, venne rifiutata perché nessuno voleva investire su una trilogia senza avere delle basi solide, cioè questa era una storia completamente originale, una storia non facilmente vendibile, perché tutti i cinecomic in quel periodo non funzionavano innanzitutto, ma soprattutto questo non era nemmeno un cinecomic, non poteva nemmeno vantare il successo di base di un personaggio che poteva essere un Batman o gli X-Men o un Spider-Man, insomma non c'era niente, quindi gli dissero di no. E allora lui cosa fece? Prese quest'idea di questi tre film e li mise tutti in uno, senza però tradire l'idea originale. Perché? Perché effettivamente se uno va ad analizzare Unbreakable si accorge come il film è effettivamente strutturato in tre atti, perché abbiamo una prima parte dedicata a chi è il personaggio e a capire quello che il personaggio può essere, la seconda parte nel momento in cui arriva in stazione e inizia a fare le sue missioni, cioè inizia a salvare le persone, e poi nel terzo atto ed epilogo il confronto con la sua nemesi. Quindi in realtà è riuscito, senza tradire lo spirito della sua idea, a mettere tutti questi tre grandi atti all'interno di un unico film, perché poi Unbreakable è lo stesso in realtà primo atto che lui avrebbe voluto raccontare, cioè l'idea di un personaggio che scopre chi è e che cos'è destinato a essere, perché effettivamente Unbreakable è questo. Effettivamente noi non vediamo le grandi geste che questo Unbreakable, questo predestinato fa poi nella sua vita. Le immaginiamo, ma non le vediamo. Quindi in realtà Night Shyamalan è riuscito sia a tenere fede alla sua idea originale, sia ad andare incontro all'esigenza produttiva di fare un film solo. Il film registicamente ci regala forse una delle migliori regie di Shyamalan. Al tempo stesso regia molto molto sperimentale che ha causato non pochi malumori nel pubblico. Ancora oggi quando qualcuno si approccia a questo film può reputarlo potenzialmente noioso, perché è pieno di piani sequenza, di pochissimi stacchi, o meglio piani sequenza, non piani sequenza alla Inarritu o alla Cuarón, che vediamo sta cinepresa che si muove, segue tutti ovunque. No, proprio cinepresa sul cavalletto, ferma lì, inquadrare totale e attori che parlano. Il film è pieno di questa roba qua, è piena di quelle che appunto vengono definite riprese one shot. Tutto il film lui se l'era storyboardato su queste lavagne, poi da qui in poi ogni suo film aveva tutto lo storyboard calibrato al millimetro su quello che poi era il film, cioè non esiste niente nel film che non era già stato pensato prima. In Sesto Senso è stato un pochino più un gioco di improvvisazione, ma d'ora in poi, da Unbreakable ad Old, lui ha sempre storyboardato ogni singolo frame del film, se li disegnava lui da solo, e si riempiva questa stanza, queste stanze piene di queste disegnini in cui appunto era sequenza dopo sequenza tutto il film disegnato. I pochi movimenti di macchina che sono presenti in questo film sono legati non solo a un aspetto visivo, cioè non vogliono dire al pubblico guardate che bel movimento di macchina, guardate come muovo bene la macchina io. I pochi movimenti di macchina presenti rappresentano il movimento delle emozioni degli attori, dei personaggi nei confronti del momento storico in cui il film è. Ad esempio c'è un bellissimo movimento di macchina che segue la faccia di Robin Wright Penn nel momento in cui Bruce Willis la prende in braccio e la porta in camera da letto, che fa capire quanto ci sia di leggerezza nel personaggio di lei in quel momento lì. Quindi tutti i movimenti di macchina presenti hanno un giustificato senso, proprio perché il film è one shot, cioè il film è pochissimi stacchi, ma quando ci sono gli stacchi, quando ci sono i movimenti di macchina, è per un motivo molto molto specifico. Quindi una regia estremamente accurata, estremamente precisa su quello che
si voleva concentrare il film, cioè su un uomo bloccato nella sua vita che non sa cosa fare. Di conseguenza non ci possono essere stacchi, perché il personaggio di David Dunn, di Bruce Willis, in questo film è bloccato, non sa cosa fare della sua esistenza. È un film di opposti, è un film di simmetrie. Al tempo stesso i personaggi invece no, i personaggi si muovono in una zona grigia, tutti i personaggi non sono né buoni né cattivi, non c'è il cattivo che è cattivo e basta, perché il cattivo del film ha una psicologia molto approfondita, molto ben raccontata, che ti fa capire che non è così cattivo. Al tempo stesso il personaggio di David Dunn, che è l'eroe del film, ha una vita familiare che sta mandando a scatafascio. Quindi ci sono una serie infinita di personaggi che si muovono in questa, appunto, zona grigia del mondo. E questa simmetria, questa messa in scena di elementi opposti, rivelano quello che è l'identità del film. Ad esempio, il film comincia con la nascita di Elijah Price, in una scena girata one shot anche questa, in cui c'è il dottore che ha in braccio questo bambino, poi la cinepresa si sposta verso lo specchio alle spalle del dottore, che così inquadra la madre che ha partorito questo bambino, e tutto così è il dialogo, quindi la cinepresa a mano che fa questo lavoro qua. In questa scena ci viene rivelato che questo bambino è nato con tutte le ossa rotte del corpo, quindi già questo bambino non avrà una vita facile, tanto se sopravvive ovviamente. E quindi ci presenta la persona indistruttibile. La scena successiva, post titoli, ci presenta l'uomo che invece non si rompe. E se c'è una cosa che un cinecomico e un fumetto ci insegna è che il cattivo è l'esatto opposto del buono. Quindi lui, Shyamalan, nei primi 5 minuti del film ci dice già che il personaggio di Elijah è il cattivo del film, solo che ovviamente la nostra testa non collega questa cosa. Questa dimostra di nuovo, ancora una volta, come Shyamalan a livello creativo, registico e di scrittura, in quel momento lì era assolutamente un fottuto genio. La simmetria, la prospettiva, il cambiamento di punto di vista è al centro del film, registicamente parlando, e ci sono un sacco di sequenze di personaggi che vedono le cose nella maniera opposta alla quale dovrebbero vederla. In questo senso cominciamo dal figlio di Bruce Willis che guarda la televisione sdraiato sul divano con la testa al contrario e vede il disastro ferroviario. E abbiamo il personaggio di Elijah Price in un flashback in cui gli viene recapitato il fumetto dalla madre, in cui lo guarda al contrario e poi lo gira. Ci sono Bruce Willis che guarda un bambino, una bambina, adesso non ricordo, sul treno prima dello schianto, e lo guarda anche lui al contrario. Segno che Shyamalan ci sta dicendo che tutti guardiamo la vita nel modo sbagliato, forse, che comunque, per quanto riguarda i personaggi del film, non la stanno vedendo nel modo corretto. L'elemento dell'acqua in questo film è essenziale, è la criptonite di Superman per David Dunn. È l'unico elemento, è l'unica cosa che può fargli male. L'elemento dell'acqua è interessante perché nei film di Shyamalan ricorre piuttosto spesso. In Signs ha un'importanza enorme. In Lead in the Water, già lo dice il titolo, ma di nuovo in Lead in the Water l'elemento dell'acqua è importantissimo ai fini narrativi. Ci sono delle cose ricorrenti nel cinema di questo regista che a me affascina molto, anche il rosso nel Sesto Senso ha poi un'importanza enorme in The Village, quindi sembra che le cose che gli piacevano in qualche modo, che lo affascinavano, trovavano il modo di ritornare durante i suoi film. Appunto, il rosso sta a The Village come l'acqua di Unbreakable sta poi a Signs, quindi sono tutti film diversi, ma è come se appartenessero al medesimo universo creativo. È come assistere a una mega serie con tutti episodi diversi, proprio come ai confini della realtà, cioè con un unico produttore dietro che scrive tutte queste storie diverse, ma che in qualche modo hanno delle connessioni. E questo è quello che secondo me è il cinema di Shyamalan. Un mega universo con tutte storie diverse, con tutti personaggi diversi, ma tutti in qualche modo connessi tra loro. Il tema della connessione è quello che poi troveremo in Lady in the Water. La fotografia di questo film è di Edoardo Serra, uno dei più grandi direttori della fotografia degli ultimi 20 anni. I colori in questo film, forse come mai nessun altro film di Shyamalan, giocano un ruolo fondamentale, giocano un ruolo proprio a livello di trama. Ad esempio, il personaggio di Elijah è dominato dal viola, il personaggio di Bruce Willis, di David Dunn, è dominato dal verde. Il personaggio di David Dunn ha una determinata fotografia quando è fuori casa e ne ha un'altra quando è dentro. All'inizio, quando è in casa, c'è una fotografia molto fredda, per poi diventare lentamente andando verso il giallo, quindi verso il caldo, nel momento in cui lui scopre veramente chi è quello che deve fare, quindi sta bene con se stesso e quindi riesce a trasportare questa
questa sintonia che ha avuto, che ha ritrovato con se stesso anche in casa, e quindi anche la fotografia in casa diventa più gialla, più calda, e anche i costumi degli attori diventano più caldi, più gialli. Rimanendo ancora un attimo sulla fotografia, Serra ci mette in scena due mondi veramente diversi, il mondo di Elijah e il mondo di David. Due mondi quasi all'opposto, con colori praticamente all'opposto, ma che sono destinati da una serie di infinita di indizi fotografici nel film a incontrarsi. È il momento in cui si incontrano, nel momento del loro primo incontro, questa divisione di colori, anche divisione nel modo di vestire, ripeto anche la cosa dei costumi, Elijah è uno molto attento all'eleganza, David invece assolutamente no. Bruce Willis disse che è il momento in cui va da Elijah per la prima volta, ha detto che era il suo costume d'attore peggiore che avesse mai indossato in un film. Questa dimostrazione di nuovo di come il regista voleva dirti qualcosa su David e qualcosa su Elijah. Quindi di nuovo opposti, eleganza, non eleganza, e nei fumetti, lo ripeto di nuovo, il cattivo si capisce chi è dal fatto che è l'opposto del buono. La stessa divisa che diciamo ha David Dunn in giro quando diventa un eroe, questa mantella, questo verde, è un verde che inizialmente era molto più acceso, che Shyamalan ha voluto desaturizzare. Perché per quanto stia diventando l'eroe che è destinato ad essere, non lo è ancora, e quindi il colore non può essere così acceso. Questo discorso è un discorso molto simile a quello che ho fatto con Snyder, ma è la dimostrazione di come entrambi, in maniera ovviamente molto diversa, ma si sono approcciati narrativamente nello stesso identico modo ai supereroi. Cioè, supereroi in formazione, alla decostruzione di un supereroe per portarlo ad essere quello che dovrebbe essere. Ed è una decostruzione narrativa con un archetipo narrativo veramente quasi identico. Dal caldo al freddo e dal freddo al caldo, perché questo titolo? Qui rimaniamo ancora un attimino in un ambito registico e fotografico. Il film comincia con la nascita di Elijah, in una scena fotograficamente parlando piuttosto calda. Quindi anche se c'è povertà in quella scena e la percepiamo, c'è anche molta ricchezza di cuore, di sentimenti. La scena successiva con David invece è puro freddo, è puro ghiaccio, freddo, buio, colori spenti, perché David non è felice. Elijah, nel suo non essere una persona fortunata da bambino, comunque un bambino che ha molto amore, cosa che David sembra non avere, né da suo figlio né da sua moglie. È una famiglia molto distaccata in quel momento lì, ma con lo scorrere del film, e anche in parte tutto sommato grazie a Elijah, David ritroverà quel calore, e allora in questo caso dal freddo di David iniziale arriviamo al caldo, ma scoprendo chi è Elijah, la storia di Elijah sarà inversa, quindi dal caldo iniziale passeremo al ghiaccio finale, al freddo finale, e di nuovo per la terza volta, ancora grazie anche alla fotografia, Shyamalan ci dice che è il cattivo fin dalla prima scena, l'opposto del buono, quindi se il buono al freddo, il cattivo all'inizio al caldo. Musica del film ancora una volta di James Newton Howard, e qui c'è un bel aneddoto che riguarda questa collaborazione, perché quando Shyamalan spiegò il film a James Newton Howard e gli disse che era un cinecomico e che quindi avrebbe avuto bisogno di un tema musicale per David Dunn, quindi come c'era il tema musicale di Superman o di Batman o degli X-Men, Shyamalan voleva il tema musicale per David Dunn. James Newton Howard inizialmente non era così d'accordo, non aveva nemmeno ben capito quello che Shyamalan diceva. Poi Shyamalan ha usato questa parola: voglio una musica di qualità. James ha capito cosa intendeva, e non intendeva una musica bella, intendeva una musica che avesse orecchiabilità, cioè un qualcosa di poter utilizzare nei momenti chiave del film per far capire che il predestinato stava arrivando, un po' come, che ne so, musica dello squalo, ton 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 ton, ecco, lì capivi che lo squalo stava arrivando. Idem per Unbreakable, Shyamalan voleva che ci fossero quelle 3-4 note che appena uno le sentiva capiva che era la musica di Unbreakable. Questa cosa qui è servita ovviamente al film, ma soprattutto, ed è incredibile, è servito 17 anni dopo per dire al pubblico di tutto il mondo che stava per tornare Unbreakable in un film che era completamente scollegato, cioè Split, perché nel finale di Split, prima dei titoli, risentiamo le 3 note di Unbreakable. Bruce Willis in questo film ha dichiarato di essersi messo completamente a disposizione del regista, cioè
Nel Sesto Senso lui stesso aveva dato delle idee sul personaggio di Malcolm che poi Knight mise in sceneggiatura e poi nel film. Qui invece, non capendo a fondo quello che Shyamalan stava facendo, e nessuno aveva capito quello che Shyamalan stava facendo, perché anche quando il film è uscito nessuno si era reso conto che aveva letteralmente riscritto un cinecomico, l'essenza del cinecomic. L'abbiamo capito un po' tutti nel tempo, ma all'uscita no. E siccome appunto lo stesso Bruce Willis non aveva ben compreso questa cosa, ha preferito non mettere becco in quello che Shyamalan gli diceva di fare, ma di mettersi completamente a disposizione del regista e quindi di fare quello che il regista gli diceva al 100%. E questo credo che abbia regalato a noi fan di Bruce Willis la sua migliore interpretazione. Secondo me nel Sesto Senso era già straordinario, qui secondo me è anche più bravo, anche perché nella prima parte del film esercita praticamente la cosiddetta sottrazione per un attore, cioè non aggiunge niente, toglie tutto. Bruce Willis è ancora più seduto del Sesto Senso, per poi invece esplodere nella seconda parte, quando invece diventa più vicino al Bruce Willis che conosciamo, cioè all'eroe indistruttibile. Quindi in questo senso Shyamalan, con due film con Bruce Willis protagonista, ci regala entrambe le facce di questo attore: l'indistruttibile Bruce e il vulnerabile Bruce. Nel Sesto Senso c'era solo la parte vulnerabile, nel Predestinato li abbiamo entrambi. Samuel L. Jackson si ama per forza, non si può non amare questo attore. Tra l'altro, con Bruce Willis era la terza volta che condividevano il set dopo Pulp Fiction e Die Hard, Duri a morire, ovviamente principalmente Die Hard 3, Duri a morire, in cui interpretano questa coppia pazzesca, insomma ti fanno ridere dal primo minuto all'ultimo, hanno un'alchimia incredibile, alchimia che hanno ributtato anche dentro Unbreakable. E io sogno sempre di rivedere ancora una volta in azione John McClane con Zeus in un eventuale Die Hard 6. Spero vivamente che prima o poi mi facciano questo regalo, anche se ormai ne dubito. Però spero sempre di rivederli. Ma rivederli comunque insieme in Unbreakable adesso e tanti anni dopo in Glass è stata comunque una gran bella sorpresa e soprattutto una gran bella emozione. Il cameo di Night Shyamalan nel Sesto Senso interpretava il dottore che diceva alla madre di Cole che il bambino presentava dei lividi dovuti a percosse. Qui interpreta uno spacciatore allo stadio dove Bruce Willis lavora, dove fa il guardiano. E cameo che, vabbè, poi insomma Shyamalan in tutti i suoi film c'è un suo cameo, quasi tutti direi, forse tutti no. Ma cameo che in questo film ha poi addirittura un sequel. Non so quante persone hanno fatto lo stesso cameo, quanti registi hanno fatto lo stesso cameo in più film riprendendo lo stesso personaggio, perché il personaggio che noi conosciamo in questo film, che ha una scena molto breve, lo rivediamo in Split e poi lo rivediamo anche in Glass. Collegandomi sempre all'episodio 1 ai danni che il Sesto Senso ha fatto, questo film era partito molto bene proprio grazie al marketing, perché era il film del regista del Sesto Senso che solamente un anno prima aveva incassato quasi 700 milioni di dollari, qui portato la gente in massa i primi weekend a vedere questo nuovo film, ma poi gli incassi crollarono perché non era il Sesto Senso, perché non era un thriller. Il film si è fermato sopra i 200 milioni nel mondo, sotto i 100 in America, e ricordiamoci che il primo film in America aveva incassati quasi 300, quindi insomma ovviamente un successo perché il budget era relativamente basso, però ovviamente un successo non paragonabile a quello avuto invece col Sesto Senso. C'è da dire che questo film alla produzione non aveva più Frank Marshall tra i produttori del Sesto Senso era quello più famoso, quello più importante, quello che sicuramente ha contribuito maggiormente al marketing e a indirizzare il film in maniera molto precisa verso un determinato target di pubblico. Ma Frank Marshall è il collaboratore di Steven Spielberg, regista, anche autore a volte di alcuni soggetti, quindi insomma è un uomo che indubbiamente il mondo del cinema lo mastica piuttosto bene. Qui mancava, qui quindi in produzione sono rimasti Barry Mendel e Sam Mercer, che erano gli stessi amici di Shyamalan che hanno collaborato con lui nel Sesto Senso e che poi hanno portato avanti tra l'altro quasi tutta la sua intera filmografia. Ci sono due scene eliminate di questo film di cui voglio parlarvi, perché sono due scene che hanno aneddoti divertenti legati alla loro cancellazione. Ad esempio, David, che va al funerale di tutti coloro che sono morti durante l'incidente ferroviario, questa scena ovviamente anche nel final cut del film, ma il film poi, dopo la scena del funerale, David esce e trova il biglietto sulla macchina. Nella versione originale, cioè nella scena che Shyamalan ha scritto e girato, c'è una scena in cui David va dal prete e si confessa praticamente, dicendogli che non capisce il perché lui è vivo, non capisce perché lui sì e tutti gli altri no.
Insomma, cerca aiuto nella fede. E il prete gli risponde una cosa piuttosto agghiacciante, cioè gli chiede: ma tu sei credente? E David Dunning dice no. E allora io ti rispondo da non credente. Coincidenza, è solo pura coincidenza. Tramite questa scena, oltre ad assistere a una sorta di spiegazione di un prete piuttosto particolare, c'è anche il prete che collega questo incidente ferroviario ad altri incidenti avvenuti in quella città lì, quindi un disastro aereo, un albergo che ha preso fuoco, tutti incidenti causati poi dal personaggio di Elijah Price, come scopriamo nel finale, quindi qualcuno che era alla disperata ricerca di qualcuno che non si faceva male, che non si feriva come lui. E questo sarebbe stato forse nel film il primo segno, no? di questa mega trama dietro. Però Night Shyamalan cancellò la scena per due motivi. Il primo perché allungava i tempi, cioè il momento in cui Bruce Willis arrivava a conoscere il personaggio di Elijah Price, che è quello a cui Shyamalan stava puntando. E quindi l'ha tolta. L'altro motivo è perché l'idea di questo, chiamiamolo ateo, Bruce Willis, che va a chiedere aiuto a un prete, che gli risponde in questo modo, gli sembrava fosse troppo esagerato nei confronti della scena che c'era appena stata, che era una scena estremamente emotiva, dove appunto c'era questo funerale. Cioè sembrava che aveva paura che arrivasse il messaggio sbagliato, cioè che questo prete non credesse a quello che stava predicando 5 minuti prima, e quindi l'ha voluta togliere. La cosa che ha rimpianto di questa scena cancellata è che era la prima scena del film che ha scritto, era la sua scena preferita, e l'idea che un ateo vada da un prete, che poi il prete in maniera non diretta ma gli sta dicendo comunque fai un atto di fede, è solo coincidenze, era un qualcosa che gli piaceva molto. Tra l'altro, facendo di nuovo un paragone inevitabile con Zack Snyder e Man of Steel, c'è la scena esattamente uguale con Superman che va dal prete e che chiede cosa devo fare, quindi un eroe che non sa cosa fare, un eroe che è sopravvissuto al suo pianeta, che non sa cosa fare, come comportarsi, e il prete gli dice devi fare un atto di fede. Quindi una scena girata in maniera diversa, inserita in un contesto molto simile, con lo stesso identico significato, due registi che più diversi non potrebbero essere. Ciò nonostante, c'è questo punto in comune: il modo in cui Shyamalan e il modo in cui Snyder vedono gli eroi, vedono i supereroi, è uguale. Che piaccia o che non piaccia questa cosa, ma è uguale. Altra scena eliminata, anche questa nasconde un aneddoto estremamente divertente, la scena in cui Elijah Price da bambino si allontana dalla madre, una volta andata alle giostre, sale su una di queste giostre, si mette tutta una serie di protezioni fatte da pupazzi, di giornali per non farsi male, ma poi ovviamente i pupazzi cadono e lui non riesce più a tenersi, inizia a spaccarsi tutte le ossa, una scena agghiacciante, letteralmente agghiacciante. Questa scena è stata tagliata perché? Perché non poteva farla one shot, non poteva farla con poche inquadrature, doveva riprendere tanti stacchi e avrebbe stonato all'interno del film, dove invece gli stacchi sono veramente pochi. Curiosità, questa scena è stata ripresa in Glass 20 anni dopo. E anche un'altra scena presente tra l'altro nel DVD, nel Blu-ray del Predestinato, cancellata dal film originale, è stata poi ripresa in Glass, la scena col bambino David insieme a suo figlio che si allena. È una sorta di scena che nel film c'è, ma nella versione cancellata era molto più lunga. E questa scena cancellata è stata ripresa poi in Glass come flashback del personaggio di Bruce Willis. Quindi l'idea di questa mega trilogia, molto semplice poi da un punto di vista concettuale, ma estremamente articolata da un punto di vista della messa in scena, è assolutamente affascinante. L'idea che tu avevi un DVD da 20 anni che aveva già delle scene che avresti potuto già vedere 20 anni prima del film uscito 20 anni dopo, è una cosa che onestamente non credo esista nella storia del cinema. L'unica cosa che mi viene in mente di simile è Il fuoco cammina con me di David Lynch, dove i famosi missing pieces, i pezzi mancanti del film uscito nel 92, sono stati resi pubblici, però molto recentemente. Diciamo che se queste scene avessero avuto una loro vita negli anni 90, sì, avremmo visto delle cose poi importanti per Twin Peaks 3, ma così non è stato fino, direi, al 2015, quindi diciamo che è un qualcosa con cui siamo entrati in contatto in tempi molto recenti. Invece con Unbreakable avevamo già queste scene, questi spoiler su Glass 20 anni fa. Concludendo questo secondo episodio su Unbreakable, un film dove non parla solo la regia o il cast, ma parla tutto, la sceneggiatura, la fotografia, la scenografia, i costumi, tutto contribuisce a fare di questo film quello che effettivamente è, e a dire quello che il film vuole effettivamente dire.
gli stili, l'approccio registico di Shyamalan del Sesto Senso qui secondo me è molto migliorato. Non saprei dire al momento se è meglio questo o quello prima, perché su alcune cose il Sesto Senso è imbattibile, su altre cose il Predestinato evolve, cerca un'autorialità maggiore. È un film più di nicchia, non è un film per tanti come poteva essere il Sesto Senso. Questo è il motivo per cui forse il Sesto Senso, sotto un certo punto di vista, ha fatto più danni che altro. Ma in ogni caso è un grandissimo film che potremmo definirlo tranquillamente un film in parte controverso, perché molti lo hanno amato all'epoca, molti lo hanno criticato, molti lo hanno detestato, perché non solo è un film particolare, non solo offre un montaggio non particolarmente frenetico, anzi in alcuni passaggi anche piuttosto lento, ma è un film che, come tutti i film controversi, è destinato a dividere, ma che, come tutti i film controversi, offre questa possibilità. Cioè, più si guarda questo film, più lo si amerà, più si capirà quello che il regista voleva dire, e nel momento in cui anche chi lo ha detestato capisce esattamente quello che il regista voleva dire, non può fare altro che amare questo film. Io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito anche questo secondo episodio, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video, e vi do appuntamento col terzo episodio dedicato a Shyamalan, e cioè Signs. Ciao a tutti!